perché mi sono trasferito in Inghilterra? Questa è una domanda che spesso mi viene fatta, ma in realtà che spesso faccio a me stesso. Perché mi sono trasferito qui? Perché sono venuto qua con il visto lavorativo, tutti i problemi, la Brexit, il tempo di merda ad agosto, il costo della vita altissimo. Perché ho fatto questa scelta? Perché non sono andato da altre parti dove magari avrei avuto sicuramente più libertà a livello lavorativo, ma anche magari, non lo so, un layout diverso generale. Perché sono venuto qui? Beh, è una domanda più che lecita. E come sempre qui sul canale cerco di darvi dei consigli seguendo la mia brevissima esperienza, comunque il mio vissuto sulle situazioni che ho potuto toccare con mano, constatare durante la mia carriera lavorativa all'estero. Questo qua è il terzo paese in cui vivo. Sono stato a Madrid per l'Erasmus 6 mesi, sono stato in Repubblica Ceca per uno stage lavorativo e adesso sono qui ormai da un paio di anni. Infatti ad agosto, oggi siamo ad agosto, sono ufficialmente 2 anni dal mio visto lavorativo. E sinceramente diciamo che la mia storia con l'Inghilterra inizia parecchio tempo fa. Ci sono venuto le prime volte con i miei genitori in vacanza, poi sono venuto qua per fare delle vacanze studio, le classiche, quelle che si fanno al liceo. E poi mi ricordo durante il liceo, proprio alla fine, volevo venire qui a studiare, volevo fare la triennale qui, il bachelor, in Scozia, perché la Scozia pre-Brexit aveva una grandissima ficata, che era quella che praticamente si poteva venire a studiare se si era cittadini dell'Unione Europea gratuitamente, quindi non pagavi tasse universitarie, un po' al pari della Svezia, della Danimarca oggi credo in alcuni casi. Quindi insomma era una situazione veramente idilliaca da questo punto di vista. E mi ricordo che poi alla fine insomma ci sono stati un po' di problemi sia personali che anche un po' esterni, alla fine non sono riuscito a venire. Però insomma c'avevo sempre questo pallino, sono sempre stato molto innamorato della cultura inglese, dell'Inghilterra, o comunque meglio del Regno Unito, perché comunque avevo puntato alla Scozia. Sono sempre stato molto attratto e affascinato, no, da tutto ciò, quindi ero molto motivato a dire prima o poi io ci devo andare, anche perché un'estate sì, un'estate no, venivo qui in vacanza e avevo delle motivazioni secondo me anche un po' più forti a volte di quello che si sente in giro oggi, non perché io voglia creare delle distinzioni, ci mancherebbe altro. Però a volte sento le persone che si vanno a trasferire qui a Londra perché è fico e perché hanno visto magari una volta il Big Ben e si sono innamorati. Anche a me è capitato. Però poi alla fine secondo me ci devono essere delle fondamenta importanti. Una di queste è sicuramente la possibilità, diciamo, di costruirsi una carriera internazionale. Come detto, è il terzo paese che alla fine vede la mia presenza più o meno stabile e credo che sia il paese giusto per poter avere le giuste referenze proprio da un punto di vista internazionale, ok? L'internazionalità sul proprio profilo secondo me oggi, soprattutto per certi tipi di mestiere, io poi lavoro nella comunicazione digitale, è fondamentale ed è straimportante, soprattutto in un'ottica non tanto di tornare in Italia ma magari anche di cambiare paese, di perseguire diciamo anche dei propri progetti personali, che poi arriviamo anche a questo punto. L'Inghilterra soprattutto, più che Scozia, Galles, Irlanda del Nord, soprattutto Londra in realtà, ha in sé forse il place to be e credo che sia forse la piazza migliore o una delle piazze migliori, facciamo top 5 in Europa dove potersi costruire una carriera internazionale. Ovviamente bisogna essere molto motivati a venire qui, bisogna prendersi tanti no per quanto riguarda il visto lavorativo, bisogna secondo me prendersi almeno 3, 4, 5, 6 mesi, un anno, dipende ovviamente molto dalle tempistiche, anche dal mercato del lavoro, per come segue tutto quanto, però credo che questo sia sempre stato il posto giusto in questo momento della mia vita per me. Forse non ci sono venuto prima per alcune ragioni, forse perché non ero pronto. Tornassi indietro, verrei qui dopo il liceo a lavorare e poi magari a trovarmi in una università, lo farei sinceramente. Però vabbè, non possiamo adesso rimuginare troppo sul passato, però sinceramente l'ho sempre pensata e reputata come il posto migliore in cui poter venire a lavorare. Un altro punto è sicuramente la motivazione.
quello di cui mi rendo conto vivendo qui rispetto agli altri paesi in cui sono stato, ma soprattutto anche rispetto all'Italia, è un po' quella motivazione a crescere sempre di più, che non è tanto data dal posto di lavoro, che comunque ha i suoi pro e i suoi contro come in qualsiasi paese del mondo, però diciamo che hai sempre la motivazione a crescere, a diventare la versione migliore di te stesso il giorno dopo. Può sembrare una frase fatta un po' da cioccolatino, però in realtà è vero, cioè ogni giorno sei motivato a dare sempre di più, soprattutto dove lavoro io, che è un team comunque piccolo, un team che sta crescendo, e alla fine sei te quello che deve un po' portare avanti il tutto. E queste sono sicuramente le opportunità che una persona cerca, anche se non escludo in futuro comunque di o perseguire altri tipi di strade, o comunque di andare magari grandi compagnie, perché avendo già fatto un'esperienza di questo tipo in una grandissima multinazionale in Repubblica Ceca, mi manca anche un po' quell'aspetto di corporate e meno da startup, chiamiamolo così. Un'altra motivazione è che io ho un po' una mente creativa barra chiamiamola imprenditoriale da questo punto di vista, e sicuramente l'Inghilterra, sicuramente il sud, insomma Londra eccetera, è un posto abbastanza ideale per starci. Stanno nascendo tanti piccoli progetti personali legati sia al mio canale Ciao Mamma che poi in realtà a tutto il resto, nel senso anche un po' la mia professione. Quindi probabilmente se fossi restato in Italia o fossi andato da qualche altra parte, magari sarebbero stati diversi questi progetti, ma non sarebbero stati come li sto avendo adesso, che sono veramente molto eccitanti. Poi nei prossimi video ovviamente vi aggiornerò a riguardo. Però secondo me oggi scegliere di trasferirsi qui, a parte che è veramente una scelta, perché insomma dici voglio impegnarmi e voglio fare in modo che insomma le cose si possano realizzare, però dall'altro lato è anche una vita secondo me che non è adatta a tutti, soprattutto con il visto lavorativo, perché si è un po' in galera, no? Con col datore di lavoro, in senso buono, cioè, però mettiamo caso che, non lo so, vogliate cambiare lavoro perché non vi trovate bene, volete raccimolare qualche soldo extra. Ho già parlato tante volte nei miei video di questo argomento, cioè siete bloccati nel vostro lavoro, non potete farvi un part time in più, non potete, in teoria come forse ne avevo anche già parlato, non mi ricordo, io insomma ho il mio conto italiano per le AdSense di Google, cioè per gli incassi che faccio da questo canale che mi rendono assolutamente miliardario, insomma, e poi dichiaro tutto in Italia, perché in realtà qui non potrei farlo. Perché è un reddito in più e dovrei dimostrare che è diciamo inerente alla mia professione marketing, che in realtà lo è, e che però non ci spendo più di 20 ore alla settimana. Insomma, come vedete è una situazione veramente molto complicata da questo punto di vista, e non è facile sicuramente da analizzare e soprattutto da non lo so, da avere un po' così in ballo, perché comunque trasferirsi fuori in un paese che ti dà tante limitazioni deve essere veramente molto motivato. Io sinceramente spesso mi chiedo se dovessi mai riuscire a raggiungere i 5 anni e quindi il settled status, e quindi la possibilità di non essere più vincolato da sponsor e praticamente di avere la residenza permanente. Me lo chiedo se, insomma, altri 3 anni ce la potrei fare? Sinceramente non lo so, perché ho anche una storia di stanza in Italia, e questo sicuramente mi penalizza molto e ci penalizza molto, ma in senso buono e brutto anche della cosa. Però non è facile, ecco, non è assolutamente facile. E poi uno guarda anche i propri progetti, dici ma se un mio progetto dovesse decollare, cioè devo avere lo sponsor, non posso stare fuori dal paese più di tot giorni, cioè cosa fai? Diciamo che sei molto molto bloccato. Infatti secondo me l'esperienza oggi nel Regno Unito con il visto lavorativo e tutto quanto è per quelle persone che sono veramente molto motivate su un'azienda, su una carriera, su un determinato tipo di settore molto verticale. Allora a quel punto secondo me è proprio il place to be, però ci vuole tanta pazienza per potersi trasferire, e poi alla lunga attendere nell'arco di 3 anni, o meglio, scusate, 5 anni in totale di permanenza qui, potete avere il visto permanente.
però ovviamente poi ci sono pro e contro. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver visto il video di oggi. Siamo ormai ad agosto, probabilmente uscirà un altro video dopo questo, non ne sono sicuro, ma penso proprio di sì. Poi la settimana di Ferragosto io sono in ferie e quindi insomma ci risentiamo a quella dopo. Vi ringrazio tantissimo per il sostegno, perché il canale sta crescendo veramente tanto nell'ultimo periodo e veramente per me è sintomo di orgoglio. Quindi insomma grazie mille e ci vediamo alla prossima, a presto.